Diceva che mi amava e non poteva stare senza di me, da solo, e non aveva nessun altro. Diceva ogni volta che non mi avrebbe picchiato più, ma poi mi minacciava col coltello se volevo andarmene. La prima volta non ci volevo credere. Sberle, pugni e calci. Sono alto 1,86 m. Peso 80 kg. E ho messo le mani addosso alla mia ragazza, che è alta 1,60 m scarsi. Mi confondeva le idee. Ti amo, se mi lasci mi uccido. E poi, sei una puttana, sta zitta o ti uccido. Io non ho mai avuto problemi di violenza. Negano anche a se stessi di aver compiuto la violenza. Tiravo sulle maniche per mostrare i lividi. Ma il prete ha detto che ero io che avevo un problema. Mi sputava in faccia. Tu sei un bastardo. Un uomo di merda. La tua parola non vale nulla. Io cercavo di risponderle. Per strada andavamo a braccetto. E prima di uscire mi faceva mettere il fondotinta sui lividi. Mi ha stuprata così tante volte che non riesco a ricordarmi quando ho iniziato. Tra meno di un'ora sarò in caserma. So bene cosa mi aspetta. Ormai conosco tempi e modi delle denunce. In 25 anni ho fatto 21 denunce e le ho sempre ritirate. La storia che mi ha raccontato l'ho ritrovata pezzo per pezzo sul suo corpo. Ti arrabbi con la donna. Non alzi l'occhio sull'imputato che hai davanti perché non puoi permetterti che il tuo sguardo ti tradisca e tradisca l'emozione. Si chiede alla persona offesa di riferire, se lo ricorda, le espressioni volgari e le parole usate da GV. Mi diceva che ero una puttana, un'handicappata e una testa di cazzo, che non valevo niente rispetto alle donne che aveva avuto. E non ho risposte. Sono andata via. Non ce la farai ad ammazzarmi. Da 2 anni sono libera e non ho mai respirato tanta aria come adesso.